Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per una ricettina diversa dal solito. Stiamo infatti per preparare lo yogurt. Mi direte, che c'entra lo yogurt su questo canale? E adesso ve lo spiego. Innanzitutto, eccolo qui, lo yogurtino che prepareremo oggi. Allora, chi mi segue su Instagram mi vede preparare un sacco di cose, perché con queste manine io non preparo soltanto pane, pizza e cose con il lievito madre, ma faccio un sacco di altre preparazioni in cucina. A proposito, se volete sbirciare tutto quello che combino con queste manine, seguitemi anche su Instagram e su Facebook, mi trovate come Tu Valentina. Ecco. Chi mi segue su Instagram nei giorni scorsi mi ha visto preparare lo yogurt e non vi dico che finimondo si è scatenato. Ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi chiedevano: Male, come si fa lo yogurt? Spiegamelo anche io, lo voglio fare, lo voglio fare. Credevo che si potesse fare solo con la yogurtiera e invece no, io lo preparo sempre in casa e non utilizzo proprio nessuna yogurtiera e lo yogurt viene perfetto. Eccolo qua. Quindi, visto che me l'avete chiesto in tantissimi, ho deciso di farvi contenti ed ecco qui un bel video dettagliato e facile facile per preparare un meraviglioso yogurt in casa senza yogurtiera. Innanzitutto, che cosa ci serve per preparare lo yogurt in casa? Ci occorre 1 litro di latte intero e un vasetto di yogurt da 125. Andate al supermercato, prendete un latte con la scadenza più lontana possibile e anche uno yogurt con la scadenza lontana, così i fermenti lattici saranno belli, arzilli. Allora, che latte e che yogurt ci servono? Scegliamo, io vi consiglio di partire con un latte intero, fresco, con la scadenza lontana, con compratelo di buona qualità, più sarà di buona qualità il vostro latte e il vostro yogurt di partenza e più sarà di buona e alta qualità lo yogurt che andrete a preparare. Quindi latte fresco intero, scadenza lontana. Per lo yogurt scegliete uno yogurt bianco intero, sempre con la scadenza lontana, che sia yogurt normale oppure yogurt greco, fate come preferite voi. È possibile anche fare uno yogurt con il latte scremato, con il latte parzialmente scremato. Vi sconsiglio di utilizzare il latte a lunga conservazione. Prendiamo un bel latte fresco. Ho letto, però non ho mai provato sinceramente, che è possibile fare la stessa cosa, quindi la stessa procedura, anche utilizzando latte di soia, latte di riso, yogurt di soia, però io sinceramente non ho mai provato queste varianti, quindi personalmente non saprei cosa consigliarvi. Ho provato però sia a farlo sia con latte intero che con latte parzialmente scremato e viene bene lo stesso. Io preferisco utilizzare latte fresco intero e yogurt intero. Ecco, questo è quello che utilizzo io di solito. Ah, ecco un'altra cosa, cerco di prevenire le vostre domande, non mi chiedete la marca del latte o dello yogurt perché non importa. Io cerco sempre di comprare cose biologiche, quindi di scegliere una buona marca con la scadenza lontana, biologica, sia per il latte che per lo yogurt. Allora, si procede così. Mettiamo il pentolino con il latte, solo il latte, senza lo yogurt, sul fuoco e portiamolo a bollore. Eccolo qui che inizia a bollire, eccolo qui che fa le sue belle bollicine. Allora, adesso abbiamo due strade. Se volete fare uno yogurt bello denso, tipo lo yogurt greco, abbassate la fiamma, ed è quello che farò anch'io, adesso abbasserò un po' la fiamma, abbassate la fiamma e lasciatelo bollire per 10 minuti. Questo renderà il vostro yogurt più denso. Se invece volete fare uno yogurt classico, un po' più liquidino, diciamo, cremoso, ma non molto denso, adesso, appena il latte inizia a bollire, potete spegnere la fiamma. Ecco qui il mio latte, l'ho fatto bollire 10 minuti, adesso lasciamolo raffreddare accanto allo yogurt, come vi dicevo prima. Dovrà raffreddare fino a raggiungere una temperatura di 40-45 gradi. Se possediamo un termometro da cucina come questo sarà perfetto perché lo potremo inserire all'interno e controllare la temperatura. Se invece non possediamo un termometro, non importa assolutamente, possiamo fare la prova del dito. Quando riusciremo a tenere il dito all'interno del latte per 10 secondi vorrà dire che si è intiepidito abbastanza e che potremo fare lo yogurt. Nel frattempo, mentre facciamo tutte queste operazioni, cominciamo a preparare dei barattolini che ci serviranno per conservare in frigorifero lo yogurt. Ecco, io trovo comodissimi i barattolini di questa misura, però questo dipende da quanto yogurt mangiate la mattina. Io lo mangio tutte le mattine, ne mangio più o meno 150 grammi, quindi ho trovato dei barattolini di vetro con il tappo a chiusura ermetica come questi qua, che sono quelli del tonno, per capire.
ecco, lavati bene. Li trovo perfetti per conservare il mio yogurt. Con 1 litro di latte e un vasetto di yogurt si ottengono all'incirca 7 barattolini da 150 grammi come questi. Per darvi anche un'idea delle dosi, di quello che riuscirete ad ottenere con questa ricetta. Quindi c'è anche un piccolo risparmio, ma non lo facciamo per questo, vero? Non lo facciamo perché ci piace fare le cose fatte in casa, perché ci piace utilizzare buoni ingredienti, perché ci dà soddisfazione. Ecco, non è tanto per il risparmio, però sì, c'è anche un po' di risparmio, perché con 1 litro di latte e con un vasetto di yogurt otteniamo 7 vasetti di yogurt biologici, perché abbiamo utilizzato anche del buon latte, e quindi sì, c'è anche un risparmio. Allora, vi faccio vedere come si capisce se è caldo o no. Allora, questo è il termometro. Il termometro infatti mi dice che ancora sta a 62 gradi perché è ancora troppo caldo. Infatti, se io ci metto il mignolo dentro, ai 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 ai, non riesco a tenerlo dentro. Dopo pochi secondi lo devo tirare fuori perché scotta. Ai 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 ai. Se invece a un certo punto riusciamo a lasciarlo dentro fino a 10 secondi, quindi non abbiamo la necessità di toglierlo perché scotta troppo. Questo qui indica che si è raffreddato abbastanza. Spero così che sia più chiaro, perché quando si dice nei video fai la prova dito, è sempre un po' la cosa, non è mai, non si capisce mai bene questa prova dito come funziona. Ecco. Allora, eccoci pronti, il latte è arrivato a temperatura. Adesso procediamo così. Prima di tutto togliamo la pannetta che si è formata sopra. Questa qui, se vi piace, la potete mangiare, altrimenti la potete buttare via. L'avete mai assaggiata la pannetta? Proprio questa? Lo sapete che è molto buona? Ok, comunque per fare lo yogurt non ci serve, quindi eliminiamola la pannetta. E adesso prendiamo una seconda ciotola, mettiamo all'interno un cucchiaio di yogurt. Guardate quanto è bello questo, dall'altro è quello che ho fatto io. Aggiungiamo una mestolata di latte. Anche meno, ecco, dobbiamo mescolarli senza lasciare grumetti. Possiamo anche utilizzare un frustino, per girare. Ecco, sciogliamoli bene. Ok, ecco fatto. Adesso continuiamo così, aggiungiamo un po' di yogurt. Sciogliamo con cura. Aggiungiamo il latte. E poi ancora yogurt e latte finché non avremo mescolato tutto quanto. Adesso trasferiamo questo latte e yogurt all'interno dei vasetti che abbiamo preparato. Come vi dicevo, io faccio tutti i vasetti più o meno da 150 grammi. La prima volta ho pesato la quantità che ho inserito all'interno per capire quanta ce ne stavo inserendo e ho verificato che più o meno questa dose qui sono 150 grammi, che per la mia colazione sono perfetti. Quindi procedo così. Se voi di solito ne mangiate di più, potete fare dei contenitori da 300 grammi, da 200 grammi, da 125, decidete voi. Adesso velocemente chiudiamo i vasetti e mettiamoli al calduccio. Avevo contato male, i barattolini che ho usato l'altra volta erano più piccoli, questi qui sono un pochino più grandi, quindi oggi ne sono venuti 6. Allora, adesso è importantissimo fare questa operazione velocemente perché sono caldi e dobbiamo mantenere la loro temperatura. Allora, se siamo in inverno, adesso prendiamo questi barattolini e mettiamoli all'interno del forno con la lucina accesa per 4 o 5 ore, ok? Dovranno rimanere lì al calduccio ad una temperatura costante. L'ideale sarebbe riuscire a mantenere una temperatura costante tra i 30 e i 40 gradi, ma il forno con lucina va benissimo assolutamente. Lo potete anche riscaldare a 50 gradi, poi spegnere il forno, mettere tutti i barattolini all'interno e poi lasciare soltanto la lucetta del forno accesa per 4 ore circa. Dopodiché vedrete che si trasformerà tutto questo in un buonissimo yogurt bello denso. Questo se siamo in inverno, quando fa molto freddo. Se siamo invece in estate, semplicemente possiamo sfruttare il calore, lo potete fare anche in estate questo procedimento del forno, oppure possiamo sfruttare il calore del sole, mettere i barattolini all'interno di una scatola di cartone, caldi caldi così come sono, eccoli qua. All'interno della scatola, una scatola di scarpe va benissimo, ecco, mettiamo all'interno della scatola una bella copertina calda, mettiamo all'interno i barattolini ancora caldi caldi.
Copriamoli con la copertina, chiudiamo il coperchio della scatola e mettiamo la nostra scatola al sole. Dovremmo lasciarla al sole all'incirca per 5-6 ore, ok? Dopodiché vedrete che anche in questo caso il nostro yogurt sarà fermentato e sarà perfetto. Visto che io sto registrando questo tutorial in inverno, adesso i miei barattolini li metterò invece nel forno con la lucina. Seguendo queste istruzioni alla lettera, quelle estive o quelle invernali, vedrete che alla fine, dopo questo tempo di riposo, otterrete uno yogurt perfetto, cremoso, bello denso e davvero perfetto per la prima colazione. Poi volete mettere la soddisfazione di farvelo in casa da soli? È facilissimo, no? Ed ecco qui i miei vasetti di yogurt, li ho appena ripresi dal forno con la lucina accesa. Allora, come ci accorgiamo se questa fermentazione è andata a buon fine? Ma va sempre a buon fine facendo questo metodo, ve lo dico. Comunque, basta aprire un vasetto. Mi raccomando, non li toccate fino alla fine del tempo che vi ho detto. Comunque, aprendo un vasetto e girandolo, guardate un po', vi ricordate quando l'ho messo dentro era liquido come il latte, no? Girandolo, ok? Non esce, vedete che è bello denso? Quindi è perfettamente fermentato, è diventato yogurt, ok? Adesso, allora, se questa cosa qui non dovesse succedere, dopo 4 ore di riposo nel forno con lucina, succede, non ce lo tenete troppo, ecco, volete aspettare fino a 6 ore? Ok, aspettate fino a 6 ore, dopo 6 ore senz'altro sarà diventato denso, non lasciatelo lì per troppo tempo, l'unica cosa che otterrete sarà uno yogurt più acido, ok? Considerate che poi una volta messo in frigo a riposare diventerà ancora più denso, quindi io direi non lo lasciate nel forno con la lucina accesa per più di 6 ore. Ecco, potrebbe invece non andare a buon fine se lo tenete fuori al sole. Se fate questa operazione in piena estate, con il sole funziona perfettamente, però se qualcuno provasse a farla, ci ho provato anche io, magari in primavera, quando inizia ad esserci il sole, potrebbe non andare a buon fine questa operazione perché magari il sole non è troppo caldo. Quindi se dopo 4 ore vi accorgete che ancora è completamente liquido come il latte, a quel punto mettetelo nel forno con lucina e questa fermentazione avverrà. Quindi lasciatelo 4 orette nel forno con lucina e questa fermentazione avverrà. Se vi accorgete che il sole fuori non è abbastanza caldo, quindi il mio consiglio è: d'inverno usate assolutamente il forno con lucina oppure una camera di lievitazione. In estate tenetelo fuori al sole solo se fa molto caldo, quindi se siete in piena estate, ok? Nelle stagioni intermedie, se volete, provateci con il sole, se non funziona, avete comunque il piano B, cioè il forno con la lucina accesa. Allora, una volta che questa fermentazione sarà avvenuta, quindi quando il vostro yogurt avrà yogurtato, non dovete far altro che metterlo in frigorifero e conservarlo in frigo fino al giorno successivo. Dal giorno successivo lo potrete iniziare a consumare. Quindi adesso anche io metterò il mio yogurt in frigo e ci vediamo qui domani mattina per una bellissima prima colazione. Vi farò vedere tutte quante le cose che potete aggiungerci dentro per poterlo zuccherare, rendere più sfizioso, perché lo yogurt che abbiamo fatto è uno yogurt bianco al naturale senza zucchero, quindi è uno yogurt neutro che poi potete personalizzare come volete voi. Quindi adesso metterò i miei yogurtini in frigo, ci vediamo domani mattina per una prima colazione pazzesca. No, prima però vi voglio dire un'altra cosa. Quindi da adesso in poi mettete il vostro yogurt in frigo e da domani lo potete iniziare ad utilizzare. Per la conservazione potete tenerlo in frigo per una settimana tranquillamente. Quando li avrete utilizzati tutti, con l'ultimo vasetto rimasto potete fare lo yogurt di nuovo e continuare così tenendo sempre vivi i vostri fermenti. Quindi li usate tutti, con l'ultimo vasetto lo rifate da capo. Ok, basta chiacchiere, metto i miei vasetti in frigo e ci vediamo domani mattina. Oh, eccoci qui, è prima mattina, ho la mia vocina da sonno, sto per fare una bella colazione col mio yogurt fatto in casa. Tanto vediamo com'è diventato dopo una notte di riposo in frigorifero. Eccolo qui, come vedete, anche rovesciando il barattolo lo yogurt non esce, è bello denso. Adesso ve lo faccio vedere anche toccandolo con un cucchiaio. Guardate che bella consistenza che ha. Guardate un po', eccolo qua. Allora, come consumare questo yogurt? Se voi siete abituati a mangiare lo yogurt bianco così al naturale, ok, potete farlo. Visto che non abbiamo inserito zucchero né nulla all'interno della ricetta, potete zuccherarlo aggiungendo, per esempio, ecco, versandolo in una ciotolina
e aggiungendo dello zucchero oppure un cucchiaino di miele, dello sciroppo d'acero potete aggiungere per esempio. Io amo consumarlo così, lo metto in una ciotolina e aggiungo per prima cosa un cucchiaino di marmellata o di confettura. Poi in questo caso ho una buonissima confettura di mirto che sto usando in questi giorni, quindi renderò il mio yogurt uno yogurt al mirto. Potete fare la stessa cosa con la confettura di fragole oppure confettura di quello che volete voi e fare uno yogurt alle fragole o uno yogurt ai frutti di bosco. Ecco qua, mettendo già soltanto un cucchiaino di confettura, il mio yogurt adesso è più dolce e ha un sapore più interessante. Per fare una buona colazione, una buona merenda, potete poi aggiungere dei semini, della frutta secca. Ecco, io per esempio adesso per la mia colazione aggiungo delle noci sbriciolate, una nocciola, qualche mandorla, ecco. Potete aggiungere per esempio della frutta fresca, potete mettere della banana a pezzettini, delle fragole, dei mirtilli, oppure della frutta essiccata, ecco. Questi per esempio sono dei mirtilli essiccati, ecco. Già così è perfetto. Potete poi ancora aggiungere dell'avena, del muesli per esempio direttamente, oppure c'è qualcuno che aggiunge una fetta biscottata sbriciolata. A me piace tanto aggiungere per esempio dei cornflakes, dei cereali, per avere un po' una parte croccantina, ecco. Potete insomma aggiungere al vostro yogurt assolutamente quello che volete per fare una colazione buona, buona, buona e volete mettere davvero, come vi dicevo, la soddisfazione di aver preparato da soli il vostro yogurt in casa. Prima di fare la mia colazione buonissima, voglio farvi una domanda. Come avete visto sul mio canale YouTube ci sono tutte quante ricette dedicate al lievito madre e all'esubero. Ho voluto creare un punto di riferimento con un unico argomento per tutte le persone che sono in cerca di ricette e consigli sul lievito madre. Di canali dedicati alla cucina con primi, secondi, tante portate, ce ne sono tanti. Io volevo che il mio fosse un po' speciale, un po' particolare, completamente dedicato a questo argomento. Però ogni tanto faccio qualche piccola eccezione, come in questo caso. Allora, la domanda che voglio farvi è: vi farebbe piacere se il mio canale si allargasse un po' a qualche altra ricettina oppure preferite che rimanga monotematico, tutto quanto dedicato al lievito madre? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi chiedo anche un'altra cosa alla fine di questo video, come al solito, se vi è piaciuto mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like qui sotto, di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che posto. E poi venitemi a cercare anche su Instagram e su Facebook, vi basterà cercare Tu Valentina, seguitemi anche lì mi raccomando. Ok, detto questo basta, voglio fare la mia colazione. Gnam gnam. Ok, ho la bocca piena, quindi vi posso salutare anche oggi. Buona colazione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!